piacerebbe imparare a realizzare la tasca tagliata con listino? Il sacchetto tasca è dello stesso tessuto fiorato dell'esterno del tuo pantalone, della tua giacca, del tuo abito. Vuoi imparare a realizzarla? L'utilizzo della fliselina in dritto filo permette ai tessuti, anche quelli leggermente stretch, di non cedere per ottenere una tasca con listino perfetta. Utilizzeremo due strumenti geniali, tra cui questo righellino ad elevata precisione per realizzare una tasca con listino da vere professioniste. Se hai voglia di realizzare una perfetta tasca a listino per il tuo cucito creativo e sartoriale, sei nel video tutorial giusto. Ciao, sono Sara Pogliese e ti do il benvenuto nel mio canale YouTube. Vediamo assieme il video tutorial di oggi. Bentornate cuci amiche e cuci amici nei miei video tutorial di cucito sartoriale e benvenuta a te, nuova cuci amica, se è la prima volta che vedi un video sul mio canale. Oggi realizziamo assieme la tasca con il taglio a listino, un trucco e parrucco di cucito sartoriale che però, cuci amiche, potrete utilizzare anche nel cucito creativo. Il punto di forza di questo video tutorial, o meglio il mio consiglio personale, è quello di investire sulle fliseline, soprattutto quando abbiamo a che fare anche con un cotone leggermente elasticizzato e che quindi potrebbe rovinare la perfetta realizzazione della nostra task con listino. Ma vediamo come realizzare questo trucco e parrucco di oggi. Avremo bisogno del tessuto esterno della nostra tasca che io ho realizzato e scelto in tessuto floreale, soprattutto perché possiate meglio riconoscere il rovescio della stoffa. Avremo poi bisogno di un tessuto a tinta unita, che è quello che si occuperà della finitura della tasca con listino, e di un sacchetto tasca interno, che possibilmente sarebbe bello fosse dello stesso tessuto del nostro tessuto esterno, in modo tale che quando inseriamo il contenuto nella tasca a listino si intraveda lo stesso tessuto, per esempio, nostro pantalone o della nostra gonna o della nostra giacca. Iniziamo dal lato rovescio del tessuto esterno. Avrò bisogno di posizionare il tessuto diritto nel mio piano di taglio, e anche questo è un plus per l'utilizzo del piano di taglio, in modo tale che la linea diritta possa divenire un riferimento di linea parallela, posizionando il mio righellino 3x30 cm esattamente in questa posizione e tracciando con la penna per tessuti che scompare a contatto con l'aria una linea diritta che potrà pur dunque essere perfettamente parallela alla linea di base, quindi avere una tasca diritta e non storta. Con l'ausilio del ferro da stiro, ovviamente supportato dalla base di silicone, andiamo a stirare la fliselina. Vi voglio infatti sottolineare l'importanza della fliselina per dritto filo, disponibile nei colori antracite o anche bianco, in blister da 10 metri ciascuno, perché è una fliselina alta 2 cm e ha tutte delle righine al suo interno che ne esaltano il dritto filo, per cui per quanto io possa tirare questa fliselina sarà sempre perfettamente rispettato il dritto filo e andrò a riporre questa fliselina esattamente sopra, tagliandone l'eccedenza, alla linea di cucitura, alla linea di tracciatura per la precisione che avevo precedentemente segnato. Vado con il ferro da stiro ad effettuare una leggera pressione e vedrete così che emerge anche il segno della penna per tessuti appena tracciato. PS, cuci amiche, se volete realizzare il vostro pianetto da stiro fai da te, potete visualizzare il video tutorial correlato che trovate linkato qui sotto. Basterà soltanto cliccare nel titolo del video che state visualizzando e vi comparirà la descrizione completa del video, con anche il video tutorial correlato del pianetto da stiro. Ora che ho stirato la fliselina per dritto filo, vado ad effettuare un'altra operazione per la quale è richiesta estrema precisione grazie al righello 3x30, ossia quello di andare a tracciare una linea alta 1 cm dalla linea centrale di precedente gessatura e altrettanti 1 cm al di sotto della linea precedente, tracciata con appunto la linea centrale con la gessatura. Vado poi ad unire le due linee attraverso un semplice segmento verticale e quello che ottengo è un rettangolo alto 2 cm e largo quanto la larghezza della mia tasca con listino.
Prendiamo ora il tessuto azzurro, quello interessato alla realizzazione della decorazione estetica, e lo poniamo al di sotto del nostro sacchetto, o meglio del nostro tessuto fiorato, esattamente diritto, e ci aiuta la linea guida del piano di taglio, e andremo a riporre altrettanto diritto anche il nostro tessuto fiorato. Con l'aiuto degli spillini lunghi da patch, che diventano fondamentali perché ci sostituiscono l'imbastitura, vado a fissare il tessuto azzurro tinta unita al tessuto fiorato e andrò ora ad effettuare una cucitura partendo dal centro della mia cornice, perché il mio consiglio personale è di non cominciare dall'angolino della cucitura, ma dal suo centro. Cominciare a cucire qui, fermarsi con l'ago basso in prossimità dell'angolo, alzare il piedino, girarsi e proseguire con la cucitura, effettuando questi quattro angoli di questa cornice con un semplice punto dritto. Ma anche qui il mio consiglio personale è di ridurre la lunghezza del punto dalla classica lunghezza 2,5 alla lunghezza 1,5 per ottenere dei punti piccoli, piccoli, piccoli e così estremamente precisi. Ed eccoci qui con la cucitura perfettamente realizzata. Posso andare a togliere gli spillini e adesso vado a risvoltare il tessuto del mio sacchetto tasca, riconoscete la saldina da qui. Allora, qui interviene il trucco e il parrucco del cucito per una cucitura veramente perfetta. Il mio righellino sewing and knitting mi viene in aiuto perché posso spostare la guida rossa esattamente alla misura di 1 cm e andare dunque a posizionare la guidina rossa sopra la cucitura e potermi tracciare precisa precisa la linea di 1 cm su quella che è la parte centrale della mia guida di tasca, e questo elemento guida ci verrà veramente molto utile negli step successivi. La forbice è fondamentale, l'utilizzo di una forbicina piccola, ma in realtà anche abbastanza grande. Il compromesso di Kai N5135 è proprio questo: una puntina come una forbice piccola, ma una lama sufficientemente grande da poter essere anche forzuta, corposa. E vado a prendere entrambi i tessuti, l'azzurro e il fiorato, e vado a dare un taglio centrale in modo tale che mi dia il cosiddetto invito per poter andare a tagliare tutta la mia taschina, anche qui con un trucco e parrucco. Arrivate a tagliare fino a circa mezzo centimetro e dopodiché proseguite in un taglio a becco, si dice, un taglio fatto appunto con i due triangolini, sia da un lato sia dall'altro della mia tasca. E in questo caso la linea che avevate tracciato viola in precedenza con la penna che scomparirà a contatto con il ferro da stiro, o meglio, la penna che scomparirà a contatto con l'aria, vi viene veramente molto utile. Il ferro da stiro, si sa, è il miglior alleato in una craft room e mi serve proprio per andare a appiattire bene le cuciture che ho appena realizzato. Il taglio è al centro e voglio andare proprio ad appiattire queste cuciture per dare il cosiddetto invito per risvoltare internamente il sacchetto tasca. Una volta che ho dato l'invito, posso andare a risvoltare, eccoci qui, internamente il mio sacchetto, e vi accorgerete che questi beccucci, questi triangolini, sono veramente propedeutici per andare a risvoltare in maniera agevole e molto pulita il mio progetto. Ecco infatti il mio progetto risvoltato, ecco qui il progetto dal lato diritto. Adesso dovrò avere l'accortezza di andare a ripiegare un attimino la parte superiore e aprire questo margine di cucitura, effettuando una stiratura per appiattire e pulire molto bene il mio lavoro. È veramente un gioco da ragazzi, perché è davvero solo un gioco di stirature precise, sia da questo lato, sia vado a prendere l'altro tessutino, lo porto in su e vado ad aprire l'altro piccolo pezzettino interessato dalla cucitura. Stiro bene anche questa cucitura e sono veramente a metà dell'opera. Con l'ausilio nuovamente del righellino sewing and knitting, sempre in posizione 1 cm, da questo punto qui, che è il punto di ripiegatura del tessuto, vado a tracciarmi bene quello che è il centimetro del margine di ripiegatura, perché, come vi dicevo prima, l'apertura completa, complessiva del mio taschino è di 2 cm, per cui la metà è proprio 1. E anche da questo lato posso andare a segnare con estrema precisione la misura. Come vedete, potete utilizzare il righellino
pallino sia in questo modo, tracciando con la parte superiore, sia in quest'altro modo, tracciando proprio a filo della linea rossa, della guidina rossa. Il risultato sarà altrettanto millimetricamente preciso. Ora prendo la parte superiore del mio tessuto azzurro, seguo la linea precedentemente tracciata e cerco, lasciando ovviamente sempre aperto il margine di cucitura, di effettuare una semplicissima ripiegatura, perché così diventa veramente facilissimo. Seguendo la guida vado a ripiegare il tessuto. Vado dunque a prendere anche l'altra parte, lascio ovviamente la cucitura aperta e vado a stirarla esattamente sopra alla linea di gessatura effettuata con la penna viola. Questo è il lato rovescio del mio sacchetto tasca, ma è già estremamente pulito. Per agevolare il mio lavoro vado a spillarne il lato rovescio per fermare proprio lo spostamento del tessuto, e vi assicuro che questo è un trucco e parrucco del cucito davvero da consigliare, perché in questo modo non si aprirà mai il tessuto e non mi si allargherà la tasca. Andiamo a rovesciare il lavoro e guardate, voilà, questo è già un bellissimo effetto, ma va ovviamente fermato, perché adesso qui è tutto volante. Come facciamo a fermare questo bellissimo lavoro? Andiamo semplicemente dal lato diritto del nostro taschino con la tasca a listino a prendere il tessuto, aprirlo in questo modo, e vi accorgerete qui che c'è una triangolino, una puntina. Questa puntina, se avete stirato con estrema precisione, basterà semplicemente spillarla con l'aiuto di uno spillino lungo da patchwork che sostituisce l'imbastitura e andare a cucirlo esattamente qui. Lo stesso operazione la vado a ripetere su quest'altro lato, dove intravedo quest'altro triangolino. Tornerò anche in questo caso con uno spillino lungo da patchwork, andrò ad unire bene i due tessuti e andrò ad effettuare una cucitura a punto dritto in questo punto qui. Avete mai pensato, cuci amiche, di utilizzare questa tecnica per realizzare le asole dei vostri cappotti o nei tessuti Chanel o nei tessuti che sfilano? Se vi piace questa mia idea, lasciate un bel pollice alzato nel video e scrivete nei commenti se vi piace il progetto delle asole cucite con questa tecnica. Inseriamo ora la foderina al nostro effetto sartoriale di oggi. Dobbiamo ritornare sul rovescio e utilizzare il tessuto stampato, porlo con il lato diritto rivolto verso l'interno e andare a spillare con gli spillini lunghi da patchwork tutto intorno al margine del nostro tessuto, effettuando una semplice cucitura a un centimetro. Questa è la parte interna della mia tasca, che si vede avere lo stesso tessuto esterno, ma manca un piccolo e ultimissimo trucco e parrucco. Vedete che la tasca comunque si muove, per cui il mio consiglio personale è di andare ad effettuare una cucitura solo a punto dritto, solo qui in mezzo, esattamente nel filetto superiore. Questo mi permetterà di fissare il filetto superiore e impedirne il movimento, ma lasciare ovviamente aperto il filetto inferiore per inserire il materiale nella nostra tasca. Per cui, bene cuci amiche, vi ringrazio per aver condiviso con me questo video tutorial sartoriale di oggi. Ovviamente vi rimando a tutti i miei canali social che trovate linkati qui sotto. Se vi è piaciuto questo video, cliccate un bel mi piace, un bel pollicione alzato, e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale spuntando anche la campanellina per restare sempre sintonizzate su tutti i miei scatti di quotidianità creativa e sartoriale. Un abbraccio sartoriale dalla vostra Sara Poiese.